Prova. Sentite bene, si sente bene, proviamo anche il tuo. Sì, sente bene. Bene, funziona. Allora, buonasera a tutti e a tutti, eccoci qua, ormai stiamo avanzando con gli eventi di Mythos Logos. Sarò sintetico riguardo alle informazioni generali. Abbiamo già detto che è patrocinato dal comune di Sarzana e dalla Regione Buddista Italiana. Là trovate vario materiale pubblicitario e poi è sostenuto da Mare Estremo, da altri sponsor, tra cui Intervalle, qua presente, Navi, Tiber Sound, Calevo. Tanto perché dimentico sempre qualcuno e quindi la fermo, la stoppo qua. E dicevo che è arrivato nel frattempo, è stato confermato il patrocinio dell'ambasciata greca e adesso andrei direttamente, andiamo poi in Mesopotamia con il nostro Pietro Mander. Pietro Mander è stato docente alla Sapienza di Roma e all'Orientale di Napoli. Peraltro gli ho comunicato per tempo che avrebbe potuto portare il suo libro. Mi puoi dire il titolo del libro? Sì, Ishtar la stella, è uscito per la casa editrice Est, si può ordinare se siete interessati, c'è un link così lo potete ordinare all'editore, credo che ci sia uno sconto. Bene. E quindi adesso lascerei immediatamente la parola a Pietro, che ringrazio di essere venuto qui con noi, e poi se vogliamo fargli qualche domanda sarà chiaramente gradita. Ok, Pietro. Faccio partire il cronometro perché bisogna che mi regolo. Buonasera a tutti e come prima cosa voglio ringraziare collega Angelo Tonelli per avermi invitato a questa prestigiosa manifestazione, sono veramente fiero di partecipare. Mi permetto una piccola introduzione sulla Mesopotamia, perché la Mesopotamia è una terra molto particolare sotto molti punti di vista, anche per la nostra città, dal momento che lì è nata la prima metropoli, non la prima città, la prima metropoli, e ora lo spiego. E lì è nata la scrittura, che è determinante per la nostra cultura. La prima metropoli perché esistevano dei centri urbani, ma erano case una accanto all'altra, magari difese da un terrapieno o da un muro. Cioè non era una struttura organica, centralizzata e gerarchizzata. Invece in Mesopotamia nasce la prima metropoli, in questo senso qui, cioè suddivisione del lavoro, organizzazione gerarchica dei quartieri, delle parti della città, dei borghi esterni che a loro volta avevano borghi satelliti, eccetera, eccetera. La prima città è Uruk, che si trova nella Mesopotamia più profonda, più meridionale, però probabilmente questa civiltà urbana era nata anche a nord. Infatti hanno trovato un sito a Hamukar, che però deve essere stato, gli hanno dato le botte, perché fra le pietre delle mura della città hanno trovato punte di freccia, poi traccia di incendio, quindi a loro è andato male, a uno che è andata bene. Lì la struttura della società era così complessa che a un certo punto un gruppo di geni, e noi non sapremo mai i loro nomi, inventarono la scrittura, perché la scrittura è vero che ha assimilato tecniche, mnemotecniche, quali le impronte dei sigilli, le impronte dei sigilli, dei contrassegni e altre cose simili, però è un sistema organico, strutturato, che ha dei limiti, un numero determinato di segni che hanno determinati valori. Quindi è una cosa completamente diversa, qualitativamente diversa dalle mnemotecniche che si usavano prima.
uno dei filoni da cui nasce la scrittura è la scrittura degli dèi. Dove scrivevano gli dèi? Gli dèi scrivevano nel fegato della vittima, che poi la Ruspice andava a vedere. Gli dèi scrivevano negli omina, nei fenomeni celesti che andavano interpretati, e tante altre manifestazioni di questo tipo. Quindi la scrittura degli uomini è stata un riflesso della scrittura degli dèi. Ora, grazie alla scrittura, noi della civiltà mesopotamica sappiamo cose che non sappiamo da altre grandi civiltà. Se voi andate a Stone Age, Teotihuacan in Messico e in altri posti simili, vedete monumenti meravigliosi, ma sono muti. Invece la Mesopotamia, e poi dei monumenti non è che ne abbia così tanti, perché facciamo tutto con i mattoni, quindi mattoni di fango cotti al sole, non è che rimaneva molto. Però di loro sappiamo molto di più, grazie ai testi cuneiformi. Oh, e questi testi ci hanno rivelato una religione estremamente complessa, ricca di miti, ma miti distribuiti. Adesso dopo vi dirò in che senso. Perché le civiltà, le divinità più alte hanno meno miti, mentre invece alcune divinità intermedie, che agiscono di più nel cosmo, hanno una abbondanza di miti. E adesso veniamo a questo. Noi sappiamo che gli dèi sono le potenze cosmiche, la morte, l'amore, le stagioni, le tempeste, tutte queste forze, potenze cosmiche sono gli dèi, sono rappresentate con gli dèi. Diceva Van der Leuf, e Pettazzoni mi ha ripreso, faccio due nomi grandissimi nella storia delle religioni, che gli dèi non sono mai morti. In effetti ogni giorno noi abbiamo a che fare con gli dèi, solo che non li chiamiamo più Venere, non li chiamiamo più Marte, non li chiamiamo più Mercurio, ma abbiamo sempre a che fare con loro. In questo senso, un pantheon di divinità è di fatto una rappresentazione del cosmo. E questo lo dico per introdurre il discorso che faccio adesso, cioè di spiegare come è fatto il pantheon mesopotamico. Allora, il punto di partenza: immaginate una notte senza luna, state in aperta campagna, non c'è una luce intorno, spegnete i fari, buio assoluto. Ecco, quel cielo buio, nero, senza una luce, quello è Dio Anna. Ed è rivelato solo perché ci sono le stelle. Ma le stelle non sono il cielo, le stelle rivelano che c'è un cielo buio dietro. Che cosa significa questo? Significa che l'origine del tutto è nello zero metafisico, direbbero nel 600. Plotino direbbe nell'uno, ma qui siamo al di là dell'uno. C'è chi ha detto che Plotino parlava dell'uno perché non conosceva lo zero, se no al posto dell'uno avrebbe messo lo zero, e credo che sia acuta questa osservazione. E quindi è lo zero, la notte è un nulla che non è il vuoto, da cui scaturisce l'essere, che sono le stelle che rivelano la presenza di questo cielo enorme. Ora, di questo cielo nero lontano, questo cielo nero lontano come tocca, come arriva a noi? Arriva a noi attraverso l'atmosfera. L'atmosfera è il vento, ed è il vento, è il Dio Enlil, che è il signore degli dèi, il signore dell'universo. Enlil è il vento che piega le fronde, il vento che ci scompiglia i capelli, il vento che fa volare la carta per terra, però è anche il vento che ci esce dalla bocca quando parliamo. E cosa facciamo quando noi parliamo? Quando noi parliamo con questo soffio, con questo vento, rendiamo esplicito
qualcosa che sta chiuso nella nostra testa, che altrimenti non sarebbe assolutamente conoscibile. E quindi è rivelato da questo vento. Sì, il Vangelo di Giovanni in questo senso, il principio era il verbo era presso Dio, e questo significa. Cioè che la parola, tutto era stato fatto per mezzo di lui, dice, cioè per mezzo della parola. È vero, cioè è la manifestazione dal non manifesto alla manifestazione è grazie alla parola. Ma è anche vita, perché c'è un altro vento importante che distingue l'uomo vivo dal cadavere. Questo per gli antichi, noi abbiamo altri sistemi più sofisticati, ma loro vedevano che se il corpo non respirava più era morto. E quindi è parola, manifestazione, vita, e ha una caratteristica in comune col cielo nero, che questa è una chiave simbolica, ovviamente è invisibile. Noi vediamo gli effetti del vento, ma non vediamo il vento, così come noi vediamo le stelle, ma non vediamo il cielo nero su cui si stagliano. Bene, egli è il re dell'universo e con lui c'è la grande Dea Madre, Ninhursaga. Questa Dea è una Dea anch'essa invisibile, perché opera dove l'occhio umano non può andare. Se io metto un seme sottoterra e poi dopo una settimana vado a smucinare per vedere se sta crescendo o no, e poi invece il giorno smucinare non uscirà nulla, morto, finito. Bisogna lasciarlo sottoterra, lasciare in pace, non metterci il becco e dopo un po' sputterà il germoglio. Questa è l'opera di Ninhursaga. Quindi opera sottoterra e opera nel grembo femminile, dove c'è esattamente lo stesso discorso, è della Dea che forma prima l'embrione e poi il feto e poi infine il bambino che nasce. È tutta opera sua. Anche questa, come è Lil, come il cielo nero An, è invisibile. Perché? Perché opera dove noi non possiamo vedere. Infine c'è una quarta grande divinità, Enki, che è l'oceano di acque dolci sotterranee. Che cos'è questo oceano? Dunque, quando avevano messo l'embargo all'Iraq, per andare a Baghdad, mi ricordo, si doveva prendere un taxi ad Amman e attraversare tutto il deserto per arrivare a Baghdad, che è una giornata intera partendo dall'alba e arrivando a notte inoltrata. Poi c'è un'autostrada. Beh, signori, non c'è un filo d'erba. In tutte quelle ore di macchina non si vede un filo d'erba, niente. Niente, è un deserto totale. Poi arrivo in Mesopotamia. Perché? Perché ci sono questi due fiumi colossali, che sono l'Eufrate prima e il Tigri dopo, e loro da dove vengono fuori? Vengono fuori, dicevano loro, da un oceano di acque dolci sotterranea. E infatti, se scavavano un pozzo, trovavano l'acqua, e se guardavano, cercavano la falda, c'era la falda. Quindi quest'acqua dolce, che da, infatti lo chiamavano Napishti vuol dire vita del paese, perché effettivamente grazie a questi due fiumi la piana della Mesopotamia è fertile e ricca e non è un deserto desolato come tutto quello, come il deserto siriano che va dall'Eufrate fino alla costa praticamente. Bene, questo Dio ha le caratteristiche dell'acqua. Adesso non so quanti di voi si sono trovati, probabilmente molti, perché è una tegola che capita a tutti, che si fa il manto di asfalto, eccetera, e poi dopo un po' l'acqua filtra. Allora bisogna chiamare gli operai, rompere il pavimento, rifare il manto di asfalto, eccetera, eccetera. Ecco, questo perché? Perché l'acqua passa dappertutto. Enki passa dappertutto. Ma l'acqua ci purifica, perché se noi siamo sporchi, sudati, affaticati, con l'acqua togliamo via la sporcizia, la polvere, la pelle respira. E così è anche il Dio delle purificazioni, le purificazioni che si fanno con l'acqua. Ma anche Enki è vita. Il suo nome in accadico è nella lingua assiro-babilonese, ora vengo su questo punto, è Hayah, che vuol dire vita.
e in effetti è vita in un altro modo da quella di Enki. Quella di Enki è un livello superiore, è il Logos, è proprio il Logos del Vangelo di Giovanni, non vuole essere blasfemo, ma il concetto è proprio quello. Questa no, è la vita vegetale, è la vita più immediata, è la vita a livello più basso di manifestazione. E di fatto si oppone quest'acqua dolce all'acqua di mare. Provate voi a irrigare un campo con l'acqua di mare, poi vedete che cosa cresce. O pensate a quei poveracci dei naufraghi che muoiono di sete in mezzo al mare, che alla fine non ce la fanno più perché gli crollano i nervi e bevono l'acqua di mare e muoiono fra atroci tormenti, perché io non sono un medico, ma mi hanno spiegato che si creano degli squilibri nei sali dell'organismo che provocano dolori e sofferenze terribili. Infatti non si può toccare l'acqua di mare, non si può bere. Ecco, in questo senso qui è il Dio della vita. Anche questo è un Dio che non si vede, perché le sorgenti stanno sotto l'acqua. È il Dio della sapienza, appunto, perché l'acqua arriva dappertutto, capisce tutto, è il Dio della magia per lo stesso motivo, e il suo figlio è il Dio esorcista, ma poi arriveremo a questo. Bene, fino a questo punto abbiamo visto quattro grandissime divinità, tutte e quattro invisibili. Perché la visibilità è una chiave simbolica che ci consente di capire che sono divinità iperuranie, sono divinità che stanno più alto dei livelli più alti del cosmo. Poi c'è la Luna. La Luna partecipa di tutte e due, perché è invisibile il giorno della Luna nuova, poi appare. Ogni giorno ha una forma diversa, arriva ad essere finalmente luna piena, cambia forma e ritorna nell'invisibile. Quindi la Luna è il collegamento fra il mondo superiore delle divinità che abbiamo chiamato invisibili e le divinità di luce del mondo non corporeo, che è questo nostro, per cui noi ci riconosciamo in faccia, perché c'è la luce che ci illumina i nostri connotati. Bene, il Dio Luna è un Dio di manifestazione, ma è il Dio di questo mondo. Infatti i neoplatonici lo chiamavano il mondo sublunare della generazione, del divenire, perché il ciclo della Luna corrisponde al ciclo femminile, perché la Luna quindi è legata alla fertilità. E attenzione, mentre l'anno, quindi le stelle che rivelano il cielo notturno, sono un ciclo, la Luna è un ciclo subalterno, soltanto che i due cicli non si corrispondono, perché il ciclo lunare dà le lunazioni e non corrispondono all'anno, c'è uno sfasamento. Questo ha creato grandissimi problemi per fare i calendari, come voi sapete, che oggi abbiamo risolto con i calendari bisestili, con gli anni bisestili. Bene, il Dio Luna ha dei figli che sono divinità di luce, che sono la dea, il dio sole che è Utu Shamash, e la dea Inanna Ishtar. Io devo aprire una parentesi prima di parlare di queste due divinità. Perché do due nomi? Dunque, do due nomi, questo l'avrei dovuto dire prima, colpa mia, chiedo scusa. La civiltà mesopotamica ha una caratteristica che è bilingue. Io posso fare l'esempio dell'Alto Adige, sud Tirolo, dove c'è una popolazione bilingue che parlano tedesco e italiano. Molti parlano tedesco come lingua madre, molti parlano italiano come lingua madre, ma tutti sanno parlare le due lingue. E questo è in fondo abbastanza tranquillo, perché il tedesco e l'italiano sono tutte e due lingue europee, due lingue flessive, due lingue... Le due lingue della Mesopotamia erano simili fra di loro come l'italiano e il cinese, perché una era l'assiro-babilonese, che noi chiamiamo accadico, che era una lingua semitica, simile all'ebraico, simile all'arabo. L'altra è una lingua che non c'ha parenti al mondo, dicono che sia paleo-siberiana. Io una volta mi sono divertito in una grammatica della lingua degli Apaci,
Effettivamente il verbo avere pace un po' somiglia come struttura a quello sumerico, ma insomma è tutta un'altra cosa. Sì, pare che sia connesso al palio siberiano, ma vado a sapere. Quindi c'è questa lingua stranissima e la civiltà è bilingue, quindi le divinità hanno tutte e due nomi. An si chiama Anum, perché c'è la desinenza Um, Elin Norman Elin, Enki diventa Haya, Enki Ea, così il dio Luna, Nanna, diventa Suen Sin, e Utu il sole e Shamash, Inanna e Ishta. Quindi questi due nomi sono i due nomi per secondo le due lingue. Oh, dico subito che il sumerico muore alla fine del terzo millennio, non è più parlato, però viene mantenuto, e questo è un punto fondamentale, viene mantenuto come lingua colta, un po' come il latino, ma esattamente la stessa cosa, il latino che viene mantenuto per tutto il Medioevo, il Rinascimento, l'età moderna, ancora fino all'Ottocento le tesi in Germania si potevano fare in latino, quindi, ma nessuno lo parlava più tranne i sacerdoti e il personale della Chiesa Cattolica, che parlavano un ottimo latino tra l'altro. Adesso sembra che non lo parlano bene più nemmeno loro. Bene, e questo ha dato origine a una civiltà che è assolutamente bilingue, perché quello che noi conosciamo di loro lo conosciamo attraverso i testi che loro hanno scritto, e quelli che scrivevano i testi usavano la loro lingua e poi il sumerico come lingua colta. Quindi noi abbiamo queste due versioni nella lingua semitica, accadico e in sumerico, di tutta la civiltà mesopotamica. Bene, adesso veniamo a queste due divinità di luce. La prima è il Dio Sole. C'è un passo in un poema mitologico dove si dice che il Dio Enki è un demiurgo, ma questo è evidente essendo quello che riesce a fare tutto, poi l'acqua rende morbida l'argilla che poi quindi può essere lavorata, ci si fa il mattone, quindi è un dio demiurgico. E questo mette in ordine il cosmo e affida i terrapieni del mondo al dio del sole, i terrapieni, i confini, e sono i confini, sono i connotati, sono i limiti delle cose. Noi le cose le conosciamo perché le vediamo, lì c'è una colonna, lì c'è un capitello, qui c'è il pavimento, lo vedo. Questi sono i confini che il Sole ci dà. E come tale, è un Dio di giustizia. Perché? Perché dà a ognuno ciò che gli spetta. Unicuico sum, direbbero i latini. Cioè, ognuno ha la sua forma perché è quella. Quindi è un Dio di giustizia. Si amministra la giustizia in nome del Dio Shamash. Se voi vedete la grande stele al Louvre di Hammurabi, si vede Hammurabi che va davanti al Dio Sole, poi sotto ci sono tutte le leggi che lui ha promulgato, che poi ha consolidato il diritto costituzionale, consuetudinario, cioè l'ha fissato, mentre era un po' fluido. Il diritto non può essere fluido, perché sennò succede un po' da track. Bene, questo Dio è anche, siccome vede e conosce, è anche un Dio di sapienza ed è il Dio della divinazione. Perché? Perché quando il sole tramonta, dove va? Va negli inferi, va nella notte. E cosa succede nella notte? L'abbiamo visto prima. Il nulla creatore, la notte del non essere da cui scaturisce l'essere. Quindi quando va nella notte, nell'emisfero buio, il Dio Sole percepisce, assimila le cose che sono in gestazione, che devono venire, e all'alba le rivela con la luce. Difatti, i rituali di Eruz Picina, quando il sacerdote apriva, sacrificava l'agnello e poi apriva ventre per tirare fuori il fegato, venivano all'alba, e tutto il rituale si faceva di notte, perché all'alba il Dio Sole, emergendo,
rivelava quello che aveva assimilato durante la notte, che aveva visto durante la notte. Quindi è il Dio della divinazione, è il Dio che permette, indica la strada alle persone perdute, perché è sempre, no, ed è un Dio di misericordia. C'è un bellissimo poema in Gita dedicato al sole che dice: tu riscaldi il cane e il porco, cioè due esseri che tutti prendono a calci, che tutti trattano male, però se stanno lì, stanno al sole e si godono il sole come se lo gode un grande pascià sul suo yacht, nella sua villa. Lui dà il suo calore a tutti, è un Dio di misericordia, è un Dio di giustizia e di misericordia. La sorella, e qui veniamo alla sorella, la sorella è il pianeta Venere, astronomicamente parlando. E perché la sorella? Perché noi al tramonto o all'alba vediamo il pianeta Venere, e lo vediamo solo lì, perché l'orbita di Venere è interna all'orbita della Terra. Quindi Venere è visibile solo nei crepuscoli. Per cui noi o la vediamo all'alba, scintillante, perché è l'astro dopo la Luna, è l'astro più luminoso del cielo. Lo vediamo scintillante, che apre la strada al Sole, oppure al tramonto, quando il Sole è calato, vediamo questa luce che fa da retroguardia alla luce del Sole che si ritira dal mondo. E quindi è la sorella, ma come tale e come la possibilità, come sua avanguardia o retroguardia, ha una funzione incredibile. Perché? Perché questo pianeta Venere noi lo vediamo fra due mondi, fra il mondo della luce e il mondo del buio. Il crepuscolo, nel crepuscolo si vedono, da una parte arriva il buio, si accendono pure le prime stelline e rimangono gli ultimi sprazzi di luce all'orizzonte, il sole che è andato via. Quindi Inanna Ishtar è la dea che unisce gli opposti, in questo senso è la dea dell'amore, ma dell'amore voluttuoso, dell'unione fra i due generi. È una dea di unione, dove questa unione va pure nella guerra, perché nella guerra due contrari si uniscono, trovano un modo di unirsi che è assolutamente pessimo, però comunque si incontrano e si uniscono. È una dea che favorisce anche le imprese, le avventure importanti. Il re Sargon, abbandonato in una cestella come Mosè e come Romolo e Remo, viene allevato da lei e fonda un grande impero. Non è l'unico caso, ce ne sono altri casi. E quindi è una dea che in questo senso guida l'uomo e le imprese ardimentose, le grandi conquiste, le conquiste dell'anima. Non è fuori luogo, e qui mi perdonerà Angelo, citare il simposio di Platone, perché nel simposio di Platone, a un certo punto, lo dicevamo prima, è l'unico dialogo in cui c'è una donna, che è la sacerdotessa di Ottima, una donna, attenzione, Venere è una donna, che dà una lezione a Socrate, che è la di Ottima di Mantinea, e gli spiega, e Socrate a bozza sta zitto, tutto rispettoso e a cuccia, come mai sta, perché flagella tutti con le sue domande, e gli spiega la nascita di Eros e la funzione di Eros. Bene, se noi pensiamo a questo Eros del simposio di Platone, è veramente molto, 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 ma dico molto vicino alla Ishtar dei testi babilonesi. È figlio Eros, no, del bisogno, della necessità, della penuria e dell'intelligenza, dell'intelletto. Quindi è l'intelletto che si applica per risolvere la penuria, e quindi entra dappertutto, fa tutto, fa tutte le cose. E in questa stessa maniera la dea Ishtar riesce a risolvere o ad attaccarsi alla verità.
Dunque, un primo mito che è famoso in questo senso è la famosa discesa di Ishtar agli inferi. Molte persone fanno di questo, ecco, questa è una cosa che va messa subito in luce. Ishtar non è una dea madre. La dea madre è Ninkursanga, l'abbiamo vista prima, è quella che lavora sottoterra, è quella che lavora nel grembo femminile. Quella è la dea madre. Da lei nascono le piante, gli animali, i minerali, perché per gli antichi i minerali erano generati nel grembo della terra, come se fossero i cuccioli di una cagna, allo stesso modo. Quindi questa è la dea madre. Inanna non è così, Ishtar non è così. Sì, ha una figlia, ma insomma la storia nella mia mitologia è una cosa piuttosto... Poi in 3000 anni succede di tutto, non è che c'era una chiesa che regolava le dottrine, quindi le dottrine vagavano, cambiavano nei secoli. Bisogna cercare i caratteri originali, quelli che rimangono immutati nei secoli, perché sono quelli che fanno capire cosa effettivamente sia la divinità, quella divinità. Quindi, ecco, in questo mito la dea non viene data nessuna spiegazione perché scende agli inferi, il portiere degli inferi la ferma, questa gli dice la notte dei morti viventi, non so se l'avete visto, dice se tu non mi fai entrare io rompo le porte degli inferi, tutti i morti escono fuori e si mangiano i vivi. Che è proprio il film di Romero, La notte dei morti viventi, no? Non so se ve lo ricordate e l'avete visto. Tutti i film di zombie sono tutti su questo concetto, che hanno copiato dall'antica Mesopotamia. Dice, rompo le porte degli inferi e i morti escono fuori e divoreranno i vivi. Anche lui dice, aspetta, ma ferma, calma. Vado a parlare col capo. Il capo è la dea Ereshkigal, la signora degli inferi, che è la sorella di Ishtar. Quindi è l'aspetto infero di Ishtar. È la Ishtar, perché questa Ishtar non è sempre presente, e su questo poi dobbiamo fare un appunto. Si vede in alcuni momenti dell'anno, in altri momenti dell'anno non è visibile. Ed eccola qui, Ereshkigal. Allora Ishtar entra negli inferi, e si priva dei suoi poteri, fa uno striptease, dicono molti, perché si toglie tutti i gioielli, la tiara, le collane, i bracciali, eccetera. E in realtà toglie tutti i suoi poteri di divinità e nuda e cruda va al cospetto della sorella, cerca di rovesciarla dal trono, la immobilizza e rimane lì in vita sospesa. La sua assistente rimane fuori, lei gli ha detto se non mi vedi uscire fuori chiama aiuto, e infatti va da Elil e dice guarda che Inanna Ishtar è rimasta bloccata, se è andata a cercare peggio per lei. Allora va da Inanna sua e dice guarda che tua figlia è rimasta lì, perché abbiamo detto non sia Ishtar che il sole, sono figli della luna. Va da Dio Luna, Inanna dice guarda che tua figlia è rimasta, vabbè peggio per lei, io cosa impara. Allora va da chi? Da chi va? Dall'unico che può risolvere tutti i problemi è il dio delle acque dolci e sotterranee, il quale fa una cosa un po' schifosetta, scusatemi, ma il testo dice questo. Già adesso ci penso io, si toglie dalle unghie il nero delle unghie e ci fa due esserini e dice adesso voi andate negli inferi, entrate come due mosche, poi ci fermiamo un attimo sulle mosche. Entrate come due mosche, andate dalla Ereshkiga, fate omaggi che siete venuti lì per fare partecipare al lutto del marito che è morto, eccetera, eccetera, eccetera. Lei sarà tutta riconoscente, vi farà dei doni ospitali e voi dite no, noi vogliamo quel pezzo di carne appeso lì, che era Ishtar, appesa in vita sospesa. E così avviene. Per cui Ishtar può uscire dagli inferi. Qui succede che c'è una regola rigida, chi esce dagli inferi deve mandare qualcuno a posto suo. Allora lei esce e vede il fratello lo vede che sta lì in lutto, che piange, mia sorella dagli inferi, come faccio? Cioè, dice, no, lui non lo prendeva, i demoni
la seguono, no? Perché devono acchiappare qualcuno per portarla dentro. Allora va da un altro, vede un'altra divinità, dice, beh, no, questo vedi, sta lì che piange per me. Arriva dal marito, che è Domuzzi, e lo trova che si sta trastullando, io dico trastullando perché il testo è molto, i sumeri degli Accadi non erano, non avevano falsi pudori, diciamo chiaramente, insomma si stava dilettando con una schiava. E quindi la dea va su tutte le furie e scaraventa sta schiava giù dalle mura, in modo che non ci andava leggera. Però indica ai demoni, prendete lui e portate lui, e lo prendono e lo portano agli inferi, al posto di Ishtar. Bene, sono tante interpretazioni che si possono dare di questo mito. Oswald Wirt vede nella dea Ishtar la caduta dell'anima, che poi deve risalire. È più complesso di così, io non so se questa sia, comunque è una chiave di lettura da seguire. Domuzzi è anche in un certo senso, no. In Mesopotamia c'era si praticavano le nozze sacre, lo Hieros Gamos. Le nozze sacre sono una cosa che c'è ancora oggi, perché in Giappone, quando è venuto su il nuovo imperatore, dopo Hirohito morì, e venne Akihito, mi pare che era il 1990 più o meno, insomma è il giorno d'oggi, questo Akihito, fra le varie cerimonie di incoronazione, a un certo punto rimase chiuso in un ambiente con delle sacerdotesse per alcuni giorni a fare certi rituali, di cui non si sa nulla, che si dice che favoriscono l'abbondanza dei raccolti di riso, dovrebbero garantire. Naturalmente sono andati all'agenzia imperiale, nel 90 c'era già internet, c'erano i computer, c'era internet, c'era tutto quanto, no? Sono andati lì e questi hanno detto no, non vi diciamo niente, no, non si può sapere niente. Ma anche adesso l'incoronazione di Carlo III, c'è stato un momento della consacrazione in cui nessuno è potuto entrare e non si è saputo cosa succedesse, che è un punto di rituale segreto, che quella è l'iniziazione reale, quella in realtà, la consacrazione. Anche quella è stata chiusa al pubblico, però non è questa dell'imperatore Akihito, che questo era proprio connesso all'abbondanza. Infatti nell'antico Sumer i re, noi non sappiamo come, perché se non lo sappiamo su Akihito non lo possiamo sapere su quelli 5.000 anni fa, come avvenisse queste nozze sacre. O il re andava a dormire nel tempio sotto la statua della dea, o il re si univa con una sacerdotessa della dea. Però qui c'è un piccolo problema, che siccome la dea univa gli opposti, i suoi sacerdoti dovevano unire gli opposti, quindi erano maschi vestiti da femmine e parlavano un dialetto femminile, perché c'era un dialetto femminile sumerico, una specie di dialetto femminile, e si discute e si pensa che siano omosessuali o transessuali. La questione è aperta, beh certo molto virili non erano, perché erano vestiti da donne, e comunque facevano dei canti che servivano a consacrare o a placare l'ira degli dèi. Quindi che dormisse con una sacerdotessa è dubbio. Cosa altro succedesse non lo sappiamo. Sappiamo però che il re diventava Domuzzi, sposo della dea, sposandosi con la dea. Attenzione, questo è il punto, perché è un asse verticale che parte dal cielo nero attraverso l'atmosfera, sottoterra, giù, dove c'è sottoterra nel grembo, sottoterra le acque dolci sotterranee, è un asse, e in questo asse verticale la dea Ishtar trasmette la sacralità al re. Il re quindi a quel punto non è più un uomo normale, è un uomo che è caricato della forza divina, e come tale può diffondere a raggiera questa forza divina nel suo regno, e allora si avranno raccolte abbondanti, le mandrie daranno molti
Vitelli, delle greggi verranno molti agnelli, la pesca sarà fruttuosa, la caccia sarà fruttuosa, il commercio porterà ricchezze, tutto prospererà, perché si è in grazia di Dio, come si dice, anche oggi si dice in grazia di Dio per qualcuno a cui va tutto bene. Ecco, questo è un po' la funzione intermedia, e anche qui siamo sempre in mezzo fra la notte e il giorno, fra la sfera sacra del mondo divino e il mondo degli uomini, dove la Dea trasmette la forza divina in terra. Bisogna dire che questo aspetto della Dea Inanna Venere non è rimasto senza eco nel mondo moderno, perché è successo un fenomeno piuttosto strano. Dunque, la prima che si mosse in questo senso fu Simone de Beauvoir, che scrisse un libro, Le Deuxième Sexe, il secondo sesso. Cioè, come per dire, c'è un primo sesso, che sono i maschi ovviamente, e poi c'è un secondo sesso che è l'altro, è quello che è visto come altro. Cioè, quindi il soggetto che conosce è l'uomo, il conosciuto è la donna, è l'oggetto. Ed era un primo testo, diciamo, di carattere femminista, cioè ma femminista nel senso di emancipazione della donna da una posizione subalterna. Calcolate che fino a quell'epoca le donne nemmeno votavano, quindi hanno votato nel 46, quindi non era, avevano una posizione marginale in questo senso. Questa spinta, che è stata recepita da Simone de Beauvoir, ma che esisteva già nella società ed era forte, una propulsione forte, è stata recepita da delle artiste e delle psicologhe junghiane, ovviamente, americane, che addirittura hanno avuto degli incontri, se possiamo dire, con la Dea, hanno avuto dei sogni in cui hanno avuto delle rivelazioni su cose che riguardavano la Dea che loro non conoscevano, e hanno fatto dei libri. Adesso io nel mio libro ho dedicato l'ultimo capitolo a questo, oggi fra la psicologia del profondo e il matriarcato, perché hanno cercato di valorizzare quello che poteva essere la natura, la spinta di una donna o delle donne, diciamo, in una società diversa da quella patriarcale. Sonia Giorgi, che è una psicologa con cui ho lavorato, abbiamo fatto recentemente un convegno, dice che l'emancipazione femminile oggi provoca infelicità perché le donne imitano l'unico modello che hanno, che vedono, che è il modello patriarcale. Quindi imitano quello con grande infelicità a loro e dei maschi che stanno con loro, perché quindi sono tutti e due infelici. Mentre invece dice la natura della donna dovrebbe essere un'altra, ed è una natura gioiosa, mentre la natura dell'uomo è volitiva, è fattitiva, quella femminile è gioiosa. E questo lei lo è andato a cercare nei miti, proprio nel corpo dei miti di Inanna Ishtar, ha trovato dei riscontri in quel senso. Quindi questo è un filone che si sta sviluppando di ricerca, che secondo me ha degli aspetti che poi sono riscontrabili nella vita di ognuno, perché ognuno di noi ha un aspetto preponderante che è quello del proprio genere, no? E un aspetto femminile dentro se è un maschio, un aspetto maschile se è una donna. Molte volte non riusciamo a riconoscere queste due parti, le teniamo in conflitto fra loro, invece che armonizzarle. E questo dovrebbe essere l'armonizzazione sia, diciamo, nella vita di coppia, sia nella nostra interiorità psichica, sia d'altro. Questo
è un progetto che già qui siamo fuori dalla assiniologia, io sono un assiniologo, questo lo relata Refero, questo lo fanno psicologi junghiani, ognuno faccia il suo mestiere, però lo riporto perché è fondamentale rispetto alla funzione della dea. C'è da dire ultimamente, poi come ultima cosa, gli aspetti guerrieri di questa dea, perché, e questo l'abbiamo detto quando ha appoggiato il re Sarmo, quello abbandonato nel cestino, nelle acque della corrente, che ha fondato l'impero, lui era assistito da questa dea, è lei che l'ha aiutato. Attusili III, che è diventato re degli Ittiti, era trattato male dal fratello, che gli aveva dato un feudo di periferia, eccetera, eccetera, e quello ha fatto il golpe. Chi l'ha? È la dea Ishtar che l'ha aiutato a fare il golpe. Tutti quelli che fanno golpe hanno una scusa per fare il golpe, questo è ovvio. Però, insomma, a parte queste cose, è interessante che tutti scelgano questa dea come protettrice per fare il golpe o per fare queste cose. E non è un caso, abbiamo dei canti dove la dea si scatena contro un monte che si è ribellato al dio Enki e lo distrugge. E una sacerdotessa del dio Luna nella città di... Questa è una cosa singolare, perché è l'unica donna di cui sappiamo che è stata un'autrice di poesie, di inni. E guarda caso, nell'antichità c'è solo una donna di cui noi sappiamo che era una poetessa, che è Saffo. E guarda caso, Saffo era legata alla dea Afrodite. E guarda caso, questa sacerdotessa Enchetuana era devota di Ishtar e ha scritto dei poemi per lei. Quindi c'è una cosa singolare, questo è veramente curioso, sembra che siano degli archetipi che si ripetono, no? Nella civiltà sumerica, poi nella civiltà greca, che Duana e Saffo. Ha sofferto molto, c'è una placca che la rappresenta, che si capisce che è stata rotta per disprezzo, l'hanno trovata gli archeologi. Quindi si è trovata in una situazione conflittuale, ma ha lasciato dei poemi bellissimi in cui canta gli amori e le furie della dea Ishtar. Bene, io potrei fermarmi qui se ci sono delle domande, perché immagino che in questa carrellata furiosa ci sono molte cose da dire ancora, forse le vostre domande possono aiutare. Prego. Aspetta Mario, non è lo stesso. No, si sente se no. Beh, intanto grazie per questo video. Volevo chiedere, professore, il culto di questa dea Ishtar, in che arco storico si dipana e quali civiltà comprende, a partire dagli Assiri o anche prima? Arriva ai greci qua. Ecco, questa è la domanda di cui la ringrazio, perché è l'argomento che mi sono scordato di trattare. Allora, dunque, noi cominciamo dall'inizio. Nella città di Uruk, che come abbiamo detto è la prima metropoli, noi abbiamo un'area che è consacrata alla dea Inanna. Poi quest'area viene smantellata, non sappiamo perché, e li costruiscono edifici completamente diversi. Non sappiamo perché. Però la dea lì ha un culto, è considerata figlia di Anu, quindi figlia di quel cielo nero che rappresenta il non manifestato. In questo è vicinissima all'Afrodite greca, che è figlia di Urano, nasce dalla schiuma del mare. Anche qui, la schiuma del mare, aria e acqua. Quindi non è figlia di Zeus e degli altri dei Ciao, più antica, nasce dal conto suo. Poi il suo culto è molto forte in Mesopotamia,
fino alla fine della civiltà mesopotamica, possiamo convenzionalmente pensare che sia all'epoca di Alessandro Magno, perché Alessandro Magno però dopo ha continuato a vivere la civiltà mesopotamica. Voi pensate che Berosso che ha scritto il Babiloniaca, cioè la lingua appicciata oggi, Babiloniaca, che andò a vivere nell'isola di Dio, credo, e lui voleva persuadere i generali macedoni, che erano dei militari, non ci crediamo che fossero chissà chi, erano dei bravi militari, che governavano la Babilonia e la Mesopotamia, gli voleva convincere che i babilonesi non erano dei selvaggi, ma avevano una cultura, una religione, una vita molto, molto. Quindi scrisse in greco questo trattato. Insomma, i militari non sono l'interlocutore migliore in questa situazione. Comunque sia, il culto quindi si diffuse, poi si amalgamò ad altre divinità che avevano la stessa funzione. Questo pianeta Venere ha delle caratteristiche uniche, perché no, uniche per noi, ce l'ha anche Mercurio, ma Mercurio dice che Plero morente disse: io in vita mia non sono mai riuscito a vedere Mercurio, perché è talmente basso sull'orizzonte che lì c'è sempre polvere, c'è sempre la parte meno nitida del cielo, che non è mai riuscito a Keplero, ed era Keplero, non il primo, l'ultimo arrivato. Allora, quindi questo astro, come lo vedevano i mesopotamici, lo vedevano gli ittiti, lo vedevano anche altri. In Egitto è tutto un discorso diverso, perché prevale un'altra impostazione. Però nell'area del Levante, cioè Siria e Palestina, nell'Anatolia, la situazione è simile. E questi caratteri di Ishtar in gran parte vengono assimilati da Afrodite, solo che Afrodite la vediamo nell'Iliade, che Diomede la ferisce con la punta della lancia e questa piangendo torna su in cielo. A Ishtar se la toccare con la punta della lancia non la fatti poi, dopo ti faceva polpette, cioè non era tutt'altra pasta. Però è scivolata lì. C'è un'altra caratteristica astronomica, che questa è andata a finire nei pitagorici, l'hanno presa in pieno i pitagorici, che è questo. Adesso ci vorrebbe un po', come faccio io? Vediamo se ci riesco così. Allora, se questo è l'orizzonte, no? E io sto al centro dell'orizzonte. Allora, la prima apparizione è qui, la seconda apparizione è qui, la terza apparizione è qui, la quarta è qui e la quinta è qui. Ho fatto una stella a 5 punti, ho fatto un pentalfa. Questo si vede, ma lo schema lo potete trovare su internet molto facilmente, con le date, per cui c'è la data, la prima è questa, poi va qui, poi va su, va giù, e si torna su e poi ritorna giù. Quindi la stella Venere, la pianeta Venere, chiamiamola stella per la sua luminosità, forma nel cielo un pentalfa perfetto. E questo pentalfa dà, adesso qui ci vorrebbe uno aspetto di geometria, dà la sezione aurea, perché se noi uniamo i vertici di questa stella a 5 punte, abbiamo un pentagono di cui i lati della stella sono le diagonali, si intersecano formando segmenti che sono la sezione aurea. In questo senso, ecco perché il pentalfa è stato preso dai pitagorici, perché la stella Venere, il pianeta Venere, unendo gli opposti, il primo opposto qual è? Io soggetto, oggetto conosciuto, quindi è la conoscenza, è la forza che mi spinge, è l'amore, e siamo sempre a Eros di Diotima di Mantinea, è questa spinta che porta. Che poi lì in Platone lo dice chiaro e tondo, e c'è anche in Mesopotamia questo aspetto, ci sono due Afrodite, un'Afrodite pandemia che ti porta alle cose terrene, ma anche alle realizzazioni, anche infatti l'impero finanziario, è sempre la pandemia,
E poi c'è Urania che ti spinge all'unione verso l'uno, verso il principio divino superiore che ti porta in alto. E lo stesso abbiamo questi due aspetti in Mesopotamia con la dea Ishtar, che si vedono chiaramente nei miti questa cosa. Le nozze sacre ti portano in alto, ti portano verso l'uno. Grazie professore. Prego. Un'altra. Aspetta che lo voglio dire. Qualcuno vuol dire, vuole fare domanda, vuol dire qualcosa? Chiedo io qualcosa. Anzi, chiedo due cose. Vabbè, innanzitutto bellissima quella che hai tratteggiato proprio la cosmogonia, anzi anche la teoria mesopotamica come una sorta di metafisica strutturata espressa con un quadro sacro e attraverso le potenze divine. E anche questo associare quella divinità primordiale, non mi ricordo il nome, allo zero, e ipotizzare che Plotino, se avesse avuto lo zero, avrebbe chiamato così, come questo è stato fantastico. Ma ti volevo chiedere due curiosità. Una, così entriamo in un terreno un po' minato per i glottologi, eccetera, è che cosa ne pensi degli studi di Severano, se li hai visti, quelli no? Sulla immagino, quelli che dicono che l'Indo europeo è una favola inventata dagli indo europeisti, perché è una lingua congetturale prevalentemente, e Severano fa tutto un dizionario etimologico di derivazioni dall'accadico del greco e del latino. E poi l'altra, se ne voglia dopo, che cosa pensi che appunto, già l'hai accennato, ma se vuoi approfondire, che cosa dall'area mesopotamica è arrivato nostra crescita. Sì, parlare del Semerano mi tocca perché l'ho conosciuto, è stata una persona amica, non mi permetto di dire il suo amico perché era più anziano di me, aveva una posizione di ben altro livello, quindi però aveva una grande benevolenza nei miei confronti e lo ricordo con affetto. Dunque, ci sono due aspetti. Bisogna partire da un presupposto. Al momento credo che siano parlate più di 5.000 lingue. Ora, ogni lingua ha perlomeno 100.000 parole. L'apparato fonatorio credo che abbia una ventina di luoghi di pronuncia dei suoni, labbra. Questi c'hanno gli arabi, c'hanno i navajo, questi sono consonanti, cioè tutti i luoghi, no, per pronunciare le parole sono in tutto credo una ventina. Adesso costi 20, dobbiamo fare 100.000 parole per 5.000 lingue, stiamo freschi. Cioè, voglio dire, è evidente ed è normale che molte parole si somiglino, per forza si devono somigliare. È un dato matematico e di fatto la scienza moderna ha attaccato Semerano dicendo che non dava le regole e i principi. Detto questo, alcune sue interpretazioni, alcune sue proposte sono talmente geniali che lasciano sbalorditi. Sono veramente belle, ma non sono solo belle perché uno ammira il genio. No, è un genio che va dritto al centro del bersaglio, per così dire. Però sono etimologie che non sono accettabili secondo la linguistica moderna. Ma io voglio dirvi una cosa. Voi l'avete mai viste le etimologie di Procolo, per esempio? Come le fa le etimologie proprio, o come le fa Platone, o come le fa, ma che sono etimologie che fanno ridere. E però sono le etimologie con cui arrivano al centro di una verità. E Procolo
io ho letto in Timeo una cosa, commenta il Timeo, tutto, fa tutte etimologie, sono tutte assurde secondo l'etimologia moderna. E così tanti altri sono andati avanti a fare etimologie in questo, l'ultimo che fa etimologie in questa maniera è stato Genon. Le etimologie di Genon fanno venire i capelli dritti in testa a un linguista moderno. Però sono etimologie che portano al cuore del bersaglio, per così dire. Quindi i babilonesi stessi, io adesso questo non lo posso spiegare perché è troppo difficile, ci vorrebbero delle conoscenze tecniche che ci vuole un po' per spiegare, tutto si spiega, però ci vuole tempo e pazienza. Io non so quanto tempo, mi sa che non è che ce n'è molto, la pazienza vostra mi sa che sta al limite, quindi non cerchiamo di non andare in riserva. Però loro facevano dei testi che si chiamavano commentari, in cui spiegavano i miti e i riti con gli stessi principi dei rebus della settimana linguistica. E avete visto quelle vignette dove ci stanno le lettere nella figura? Ecco, allo stesso modo. E questa era un'ermeneutica basata sui panni, sui giochi di parole. Però con questo spiegavano quello che serviva a sapere, quello che era la conoscenza segreta che stava dietro ai testi, dietro alle cose scritte. Cioè, loro avevano delle confraternite, diciamo, professionali, delle altre non sappiamo nulla. Forse c'erano delle tracce che ci fossero, ma di una, quella degli scribi, sì, perché noi tutto quello che sappiamo lo sappiamo grazie ai prodotti, a quello che producevano gli scritti, quindi lì ci sono un sacco di testi che ci sono scritti. Chissà, non lo dica chi non sa, o chissà, dica questo a un altro che sa. Cioè, quindi è chiaro che c'erano delle barriere, c'erano dei gradi di iniziazione in cui si trasferivano. Ora questi scritti sviluppavano questa ermeneutica, questa spiegazione dei testi attraverso giochi di parole che sono i principi tali e quali dei rebus della settimana linguistica. Un linguista moderno darebbe i numeri, diventerebbe pazzo, ci avrebbe ragione dal suo punto di vista, però questi così arrivavano a dire quello che si doveva conoscere. C'era un'altra domanda? No, quello che cosa dall'area mesopotamica, a tuo avviso, di significativo è arrivato? Ah, certo. La prima cosa è il cerchio del tutto. Il cerchio del tutto sono 360 gradi, signori. E il numero del dio An è un cuneo verticale che è 60. Cioè l'uno è 60. Adesso noi non lo usiamo più neanche in navigazione. In navigazione adesso credo che usino un angolo giro di 100 gradi, è vero Luca? Sì, non usiamo più quello di 360, perché è più complicato. Però fino a poco tempo fa era questo, cioè era il... Poi ci sono dei fraintendimenti. Per esempio, voi leggete nei libri di matematica, questo dappertutto, ma c'è questo bambino dei greci, questi greci, però scusa, con tutto il rispetto, però allora loro vedono 3 più 4 uguale 5, teorema di Pitagora, 3 al quadrato più 4 al quadrato uguale 5 al quadrato, non fa una piega. Dice, ah sì sì, i babilonesi lo conoscevano, ma c'erano arrivati per caso, non avevano fatto una speculazione. Quella l'hanno fatta i greci, che si hanno spiegato come mai si fa così. Allora, se questi signori si informassero con gli assiriani, saprebbero che nessun trattato divinazione, esorcistica, linguistica, traduzioni, leggi, tutto quello che ha prodotto l'antica Mesopotamia, in nessun nessuna parte è data una spiegazione. Le spiegazioni le davano oralmente.
loro scrivevano se A allora B, basta. Poi sotto scrivevano se C allora è D. Ma perché? Non lo dicevano mai, cioè non lo scrivevano mai. Questo vale per le leggi. Se un uomo fa questo, allora qual è il principio giuridico del sottente? Non te lo dicono. Vale per i vocabolari, perché le due lingue che abbiamo detto, che sono simili come l'italiano e la cinese, necessitavano dei vocabolari. Allora mettevano una frase in sumerico e la traduzione in accadico. Ma perché quella si traducesse in quel modo? Non lo dicono mai. Nella divinazione dicono se la luna appare in quel modo, allora è questo. Se la luna appare in quest'altro modo, allora è questo. Ma perché? Ti danno mai una teoria degli omina lunari? Mai. Cioè loro non spiegano. Le spiegazioni le facevano oralmente. E vi dico di più, che in Mesopotamia non abbiamo autori. Fin dai testi più antichi c'è scritto, loro scrivono alla fine delle, come noi sulla copertina mettiamo l'editore, l'autore, il titolo, tutte queste cose qui, l'anno di pubblicazione, tutte queste cose qui che dobbiamo mettere, l'ISBN adesso ci abbiamo pure, no, l'ISBN, come si chiama, sì, quella sigla, insomma, vabbè, lo mettiamo. Loro c'avevano un quadrato in fondo alla fine in cui mettevano, ma non c'era mai il nome dell'autore, mai c'è il nome del copista, del maestro che gliel'ha dettato, dell'allievo scriba anziano che gliel'ha corretto. Questo c'è scritto. Ma l'autore mai. Solo a un certo punto abbiamo un testo in cui danno nomi di autori e sono tutti divinità, semidei, figure divine, eccetera, eccetera. E allora abbiamo capito com'è la storia. Cioè, non ci sono autori, perché la sapienza non ha autori, la sapienza viene dall'alto. E in alto non ci sono autori, in alto c'è una forza che trasmette sapienza, e infatti non ci sono autori, e quindi loro non scrivono le spiegazioni, le danno oralmente. Prego. Pietro, volevo farti due piccole domande. La prima, tu hai paragonato giustamente Ishtara ad Afrodite, no? Nel commento del convivio di Platone, Ficino, nella definizione dell'amore, ci dice che il vero amore è una sintesi tra le due Afrodite, no? Tra quella pandemia e quella grande. Ritrovi questa definizione nel mito di Ishtar, cioè nel ricoprire ruoli che apparentemente sembrano opposti, e poi questo ruolo, no? Anche se il sistema è su molti paradigmi diversi, lo ritrovi nella figura di Iside, cioè nel senso che è amore quello di ricomporre il corpo del marito smembrato, la prima parte. La seconda parte, tu ci hai parlato di popolazioni assiro-babilonesi e di sumeri, ma in quell'ambito geografico che notizie abbiamo del famoso popolo dei Caldei? Allora cominciamo dalla prima, che merita una risposta articolata. Allora, bisogna dire che in effetti, e su questo c'ha ragione Ficino, quel convegno che fecero nella villa di Careggi lì, che poi erano tutti mercanti, cioè era gente che sapeva fare i soldi e ne faceva tanti, e questi si studiavano Platone in greco. E lo studiavano bene. A me, io rimango sbalordito davanti a queste persone, che uomini che erano, veramente incredibili. Vabbè, questi qui che hanno fatto questo convegno rifacendo il simposio di Platone, ognuno commentando i vari protagonisti della. E sì, in effetti arriva questo, ma è certo, io qui cito i Vangeli perché poi la tradizione è una.
il Vangelo dice: il regno dei cieli patisce la violenza. Matteo lo dice, il Vangelo di Matteo. E che vuol dire? Sta frase, attenzione, la riprende Dante nel Paradiso, credo nel canto 20. Regno un celorum violenza pate. Allora cos'è il discorso? E questo è il discorso dell'uomo di desiderio, cioè il desiderio ardente, che è il desiderio ardente che poi tu puoi avere anche per una cosa terrena, che però è lo stesso desiderio ardente che tu lo giri sopra, ed è talmente ardente, talmente volente, che il cielo si piega. E c'è, ma questo lo dice benissimo Dante, adesso non so citare verso memoria, mi cresce, perché lo dice in maniera splendida. Pur essendo infinitamente più forte, cede e ti apre le porte. Ed è esattamente quello che dice Ficino, ma infatti Ficino non a caso era cristiano, cioè voglio dire, era platonismo cristiano, perché conosceva bene sia Dante sia il Vangelo di Matteo. E quindi il concetto è quello di una forza di volontà, una forza di desiderio, l'uomo di desiderio, che poi dirà San Martin, è fondamentale questo, l'uomo di desiderio che piega il cielo. Ma come fa a piegare il cielo se il cielo è infinitamente più forte? È il cielo che accetta di essere sconfitto davanti al desiderio ardente dell'uomo. Questo è una delle interpretazioni, perché di questo passo evangelico danno altre interpretazioni, ma secondo me è questa, anche perché va bene con la citazione che ne fa Dante nel Paradiso, quindi preferisco Dante. No, questo è una cosa. Iside, e certamente il viaggio di Iside è un viaggio d'amore, ma di nuovo Dante, l'amore che muove il cielo e le altre stelle, l'assoluto, l'uno o lo zero metafisico è amore. Quando Dante vede in cima, vede attenzione, è un essere femminile che glielo fa vedere, perché prega la Madonna, Vergine Madre, figlia del tuo figlio, che non si vede, non la descrive, non si vede, e lei gli concede la visione di Dio, che è l'abisso di luce. L'abisso di luce che lui non riesce a descrivere se non in modo molto parziale, poveretto. Ed è questo abisso di luce, è amore, è questo che dice Dante, è questo che hai detto tu adesso, che ha detto Ficino, certo, è l'amore universale che è l'essere è amore, ecco, sostanzialmente. Quindi è giusto che anche Iside prenda questo schema. Non so se sono stato esauriente come risposta. No, poi ti chiedevo l'appunto sui Caldei, che è sempre visto come una cosa a parte, diciamo. Sì. Dunque, i Caldei, questo è un pasticcio che è venuto fuori. Beh, ma se noi pensiamo, per esempio, i tedeschi, allora noi li chiamiamo tedeschi, i francesi li chiamano Allemand, gli inglesi li chiamano German, poi mi sa che i polacchi li chiamano in un'altra maniera. Sono sempre loro, però sono tutti nomi diversi. Allora, succede, i Caldei erano una tribù che stava nella bassa Mesopotamia e faceva parte dell'impero neobabilonese. Però poi, nei periodi successivi, nella tarda antichità, Caldeo è diventato più un nome di non di professione, ma di appartenenza a un certo filone di Calpelli. Cioè, i due Caldei sono Giuliano Caldeo e Teurgo. Giuliano e Teurgo è il figlio, no? E questi non venivano da lì, erano siriani molto probabilmente. Quindi Caldeo diventa un'altra cosa. Anche se indubbiamente poi, se noi andiamo a vedere, per esempio, in Giamblico, all'inizio, questo il libro di Giamblico è stato I misteri degli egiziani. In realtà sì, perché è Mammona che risponde, no? Che è un sacerdote egiziano che risponde a Porfirio, che è il nom de plume di Giamblico, questo sono tutti d'accordo. Quindi i misteri degli egiziani, ma i primi che sono citati sono gli assiri, cioè quindi la prima sapienza che viene citata è quella degli assiri.
Quindi anche lì vengono menzionati questi caldei probabilmente come linea di pensiero, non tanto come etnico. Come se fossero un archetipo praticamente, più che come un popolo. Cioè, più che come un popolo, una corrente di pensiero, sì. Grazie. Io volevo chiedere, a proposito di questo aggancio che abbiamo fatto con l'Egitto, avevo letto che pare che il culto di Ishtar fosse stato poi anche adottato, mi pare, da Amenhotep III, inserendolo insomma nella teogonia egiziana. Essendo un'informazione molto parziale, lei invece ha detto che non c'è questa trasposizione, perché merita forse un discorso un po' a parte. Volevo chiedere, ecco, se ho letto una bufala oppure c'è del fondamento. Ah, questo io non glielo so dire, lo dovrebbe chiedere a un egittologo, perché io nella religione egiziana conosco le linee generali, che sono quelle che più o meno sanno tutti. Cioè, se questo è un aspetto particolare della religione, non lo sa l'egittologo, ma non lo posso sapere io. A me non risulta che ci sia una appartenenza di Ishtar, però mi risulta un'altra cosa. Dunque, c'è nel tardo bronzo, cioè quel periodo che va, diciamo, dal 1600 avanti Cristo al 1200 avanti Cristo, anche il periodo del tardo bronzo, in cui si erano consolidate delle grandi compagini imperiali, no? Uno era l'Egitto, un altro era gli Ittiti, poi c'erano questi Mitanni che poi sono spariti, e poi c'erano i Babilonesi che c'erano i Cassiti. Queste erano le grandi formazioni imperiali, poi sorgevano piccoli re di quelli che venivano mangiati. Oh, succede che a un certo punto ci sono delle comunicazioni fra la corte egiziana e la corte ittita, e c'è addirittura un faraone, la moglie di un faraone, che chiede al re Ittita: no, io non voglio sposare uno dei miei, che questa è rimasta vedova. Infatti si è pensato che fosse la moglie di Tutankhamon, si è pensato, però poi non ci sono cose che non tornano, questa è la storia che non si capisce. Allora questa che scrive al re Ittita dice: io non sono rimasta vedova, non sposerò uno dei miei figli. Quindi voglio sposare un figlio di un re che sia pari, perché questi erano tutti i re che si chiamavano fratelli, perché erano a pari livello, no? Il faraone, il re Ittita, il babilonese, questi erano tutti allo stesso livello, erano i grandi re, per gli altri erano solo re semplici. Allora io un mio servo non lo sposo il figlio di un altro grande re, mandami il figlio, e questo glielo manda. Poi questo figlio non si sa che fine ha fatto, secondo me è brutta, perché era un periodo in cui facevano congiure a rotta di collo, si sono perse le sue notizie, le sue tracce. Oh, però in questo scambio di epistole c'è a un certo punto una dea di Arbela, che è una città dell'Assiria, che aveva forti poteri taumaturgici, e allora la inviano in Egitto per curare un faraone. E quindi sì, cioè, in questo senso sì, certamente in Egitto conoscevano Ishtar, perché la conoscevano, perché c'era il segno Palestina come Astarte, che è molto simile, la conoscevano come Ishtar, tant'è vero che appunto gli mandano questa statua della Ishtar di Arbela per curarla, però non era un elemento integrante nel loro panteo, nella loro mitologia di base, era un elemento accessorio, cioè, questo che le posso dire, ma ci vorrebbe un egittologo per essere più preciso. Grazie.
ancora un intervento, una domanda? Scusa, complimenti. Grazie. Grazie. Ciao Anna. Ciao. Non ci sono domande e interventi, allora ci fermiamo qua. Grazie Pietro per averci portato in questo momento. Veramente nel suo libro troviamo approfondimenti, no? Di tutto quello che ci hai detto. Il titolo ce lo puoi ripetere, Pietro, me lo dici? Sì, sì, il titolo è il titolo è Ishtar la stella, è uscito nel 22 dalla casa editrice Ester di Borgonovo, siamo in provincia di Torino. E quindi io ho, anzi se volete, se qualcuno è interessato, io ho vabbè, casomai te lo... Sotto la diretta metto la copertina. Ah, bene, grazie. Ah, va bene, perfetto. Benissimo, allora grazie e buonasera e buonanotte a tutti. I prossimi appuntamenti non ho finito. Il 25 al fiume...